gare, questo è il problema. E anche dopo il quarto o quinto giro si è rotto qualcosa nella mia macchina, quindi ogni volta centro curva continuavo a scivolare, era davvero difficile spingere e quindi non riuscivo proprio a prendere la Haas, ma proprio appena mi sono avvicinato alla curva 1 ho avuto problema di sovrasterzo, quindi ho perso la macchina e le ho danneggiato ulteriormente. Guardando anche al risultato del tuo compagno di squadra, rimani fiducioso riguardo al potenziale della tua macchina? Sì, è arrivato a 7 secondi credo dal vincitore, ma soprattutto perché non si può superare, altrimenti il passo della macchina sarebbe stato sufficiente per la vittoria, credo.